Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video di Metaverso Facile. Oggi iniziamo una nuova rubrica intitolata Visioni IA nel Metaverso, una guida alla realtà virtuale e all'intelligenza artificiale. Vi porteremo in un viaggio nel futuro dove realtà virtuale, realtà aumentata e intelligenza artificiale si fondono in un'unica esperienza immersiva. Immaginate di indossare degli occhiali apparentemente normali e di poter entrare con questi in mondi virtuali. Immaginate di vivere la realtà in un modo nuovo e di avere un assistente personale che possa consigliarvi, seguirvi, aiutarvi in ogni momento che vorrete. Una specie di Jarvis alla Iron Man, ma magari più intelligente e anche più simpatico. Se siete pronti a fare questo viaggio, seguitemi e scopriremo insieme il futuro, un futuro che probabilmente è qui alle porte e molto più vicino di quello che potremmo mai pensare. Iniziamo! La tecnologia dei visori VR e AR è in continua evoluzione. Se pensate ai primi modelli di visore VR, erano ingombranti, pesanti e scomodi. Vi ricordate quando dovevate collegarli a un computer o a una console e poi indossare un casco che vi copriva troppo del vostro viso? Vi ricordate quando dovevate stare attenti a non inciampare nei cavi, a non urtare gli oggetti intorno a voi? Vi ricordate quando la grafica era poco realistica o come in Virtual Boy era solo monocromatica in rosso? E il movimento vi provocava troppo spesso nausea e con quel senso di oppressione sul viso? Invece, oggi, i visori di realtà virtuale sono diventati anche in realtà aumentata e più leggeri e comodi e offrono una qualità visiva superiore. Potete indossarli senza bisogno di altri dispositivi e muovervi liberamente nello spazio. Potete vedere il mondo reale e il mondo virtuale sovrapposti, con effetti sorprendenti. Potete interagire con gli oggetti virtuali, con le vostre mani o con la vostra voce. Tutto questo, ad esempio, è possibile con il nuovissimo visore MetaQuest 3, ma anche con MetaQuest Pro e il prossimo arrivo di Apple. Con questi visori potete già fare cose incredibili, come vedere dinosauri nel vostro giardino, provare vestiti virtuali o imparare una nuova lingua con un tutor virtuale. Ma immaginate un futuro in cui questi dispositivi diventano ancora più sottili e leggeri, quasi indistinguibili da un paio di occhiali da vista normali. Un futuro in cui potete indossare i vostri occhiali AR in ogni occasione, senza che nessuno si accorga che siano dispositivi AR, con la durata della batteria molto più lunga e magari con una ricarica anche di tipo solare, un futuro in cui la tecnologia diventa invisibile, allo stesso tempo più potente e integrata nella nostra vita quotidiana. Un futuro in cui potete passare dal mondo reale al metaverso con un semplice gesto o con un comando vocale. Un futuro in cui potete personalizzare la vostra realtà scegliendo cosa vedere e cosa nascondere. Un futuro in cui potete creare e condividere le vostre visioni con gli altri e scoprire le loro. In questo futuro, i vostri occhiali, perché ormai saranno non più grandi degli occhiali da sole più coprenti, per poter entrare anche quando volete in una realtà virtuale completa e uscire da quella AR, magari con sistemi di lenti che si deformano e si adattano meglio al vostro viso e che saranno compatibili anche con problemi di vista che verranno corretti in modo automatico. Immaginate che questi AR saranno in grado di riconoscere il vostro stato emotivo in base ai micromovimenti dei vostri occhi, del vostro viso, il vostro livello di attenzione, il vostro stile di apprendimento e di adattare la realtà, se lo vorrete, in base a essi. Per esempio, se siete stressati, potreste vedere un paesaggio rilassante o ascoltare una musica calmante. Se siete annoiati, potreste vedere un quiz divertente o un gioco interattivo. Se vorrete imparare qualcosa di nuovo, potreste vedere una lezione personalizzata o un esercizio pratico. In questo futuro,
I vostri occhiali AR saranno anche in grado di connettersi ad altri dispositivi, come i vostri smartphone, i vostri smartwatch, i vostri auricolari e i vostri sensori biometrici. In questo modo potrete anche avere una visione completa della vostra salute, della vostra attività fisica, delle vostre abitudini e dei vostri obiettivi. In questo futuro i vostri occhiali AR saranno anche in grado di interagire con il metaverso, ovvero l'insieme di tutti i mondi virtuali che esistono online. Potrete accedere a questi mondi con una semplice occhiata o con un comando vocale. Potrete scegliere tra una varietà infinita di ambienti, da quelli più realistici a quelli più fantastici. Potrete anche creare i vostri mondi o modificare quelli esistenti con la vostra immaginazione e la vostra creatività. Potrete anche incontrare e socializzare con altre persone, in parte già come succede adesso, che potrebbero essere i vostri amici, i vostri colleghi o dei perfetti sconosciuti. Potrete anche partecipare a eventi, a giochi, a corsi o a qualsiasi altra attività che vi interessi. E per i più fantasiosi e appassionati magari di supereroi, potreste anche sentirvi dei superuomini o delle superdonne per fare ciò che oggi non è possibile o troppo difficile e complesso, ma in questo caso nella realtà, non nella virtualità. E fino a questo tutto sarebbe già quasi incredibile. Ma ora andiamo oltre. Ora immaginate se questi occhiali fossero dotati di un assistente di intelligenza artificiale. Un assistente che non è solo una voce che vi parla, ma una vera e propria intelligenza che vi conosce, vi capisce e vi aiuta. Un assistente che può fornirvi informazioni utili, consigli personalizzati, promemorie intelligenti e molto altro ancora. Un assistente che può aiutarvi a navigare nel mondo reale, così nel metaverso, adattandosi alle vostre preferenze e alle vostre esigenze. In questo futuro, l'assistente IA sarà il vostro compagno ideale, sempre pronto a soddisfare le vostre richieste e a sorprendervi con le sue capacità. Potrete comunicare con lui in modo naturale, usando la vostra voce. Ehi, vieni qui! Oppure i vostri gesti. Potrete anche scegliere il suo nome, la sua voce, il suo aspetto e la sua personalità. Potrete anche sviluppare una relazione con lui basata sulla fiducia, sul rispetto e sull'amicizia. L'assistente IA sarà anche il vostro mentore, il vostro coach, il vostro consulente e il vostro aiutante. Potrà insegnarvi nuove cose, aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi, suggerirvi soluzioni ai vostri problemi e stimolare la vostra creatività. Potrà anche creare contenuti per voi, come poesie, storie, codici, saggi, canzoni, parodie di celebrità e molto altro ancora, ma sempre solo per aiutarvi e per sostenervi nella vostra vita. Potrà anche valutare i vostri contenuti e darvi feedback e suggerimenti per migliorarli. L'assistente IA sarà anche il vostro collegamento con il metaverso, ovvero l'insieme di tutti i mondi virtuali che esistono online. Potrà accedere a questi mondi con voi e mostrarvi le cose più interessanti e divertenti che ci sono. Potrà anche interagire con le altre intelligenze artificiali che popolano il metaverso e creare delle interazioni con loro. Potrà anche collaborare con voi e con le altre intelligenze artificiali per creare nuovi mondi o per modificare quelli già esistenti. Ma non è finita, e ora andiamo ancora oltre e scopriamo qualcosa che si potrà fare in un modo ancora più dettagliato. Immaginate di indossare i vostri occhiali AR mentre camminate per una città. L'assistente IA potrebbe riconoscere i luoghi che visitate, le persone che incontrate, le cose che fate. Potrebbe sovrapporre indicazioni stradali al vostro campo visivo, guidandovi verso la vostra destinazione. Oppure, se state cercando un posto dove mangiare, l'assistente potrebbe suggerirvi ristoranti nelle vicinanze, mostrandovi recensioni, menù e prezzi direttamente nel vostro campo visivo. Potreste anche prenotare un tavolo o ordinare il cibo con un semplice comando vocale o gestuale. Ma non è tutto.
l'assistente IA potrebbe anche rendere la vostra esperienza più divertente e interessante, aggiungendo elementi di realtà aumentata alla vostra vita. Per esempio, potreste vedere dei personaggi famosi che vi salutano, o delle opere d'arte che si animano. Potreste anche vedere delle informazioni curiose o divertenti sui luoghi che visitate o sui prodotti che acquistate. Potreste anche partecipare a delle sfide o a delle missioni che vi premiano con punti o con oggetti virtuali. Potreste anche personalizzare la vostra realtà e non solo la vostra virtualità, cambiando i colori, le forme o i suoni delle cose che vedete. L'assistente IA potrebbe anche aiutarvi nel metaverso. Immaginate di voler giocare a un gioco VR, un po' come succede ora, però avendo un assistente di intelligenza artificiale. Questo assistente potrebbe selezionare il gioco più adatto a voi, in base ai vostri gusti e in base magari all'umore del momento. Potrebbe fornirvi suggerimenti sul gameplay o aiutarvi a comunicare con altri giocatori. Potrebbe anche creare scenari personalizzati in base alle vostre fantasie e ai vostri desideri. Per esempio, potreste giocare a un gioco di avventura in una foresta incantata o a un gioco di azione in una città futuristica. Potreste anche giocare a un gioco di simulazione in cui siete il capo di una multinazionale o il leader di una rivoluzione. Potreste anche giocare a un gioco di creatività in cui potete inventare le vostre storie o i vostri personaggi. Oppure, se volete progettare un ambiente virtuale, l'assistente potrebbe suggerirvi idee di design o aiutarvi a trovare risorse online. Potrebbe anche collaborare con voi, modificando l'ambiente in tempo reale, in base ai vostri feedback. Per esempio, potreste creare un ambiente virtuale in cui potete esporre le vostre opere d'arte, i vostri contenuti. Potreste anche creare un ambiente virtuale in cui potete invitare i vostri amici o i vostri clienti per vendere i vostri prodotti. Oppure potreste anche creare un ambiente virtuale in cui potete vivere le vostre fantasie o i vostri sogni. E comunque, se vorrete tornare alla totale realtà, vi basterà disabilitare il vostro dispositivo AR o semplicemente toglierlo come dei semplici occhiali ed essere nella natura incontaminata senza nessuno attorno a voi, liberi di scegliere la vostra strada in modo completamente autonomo come oggi, perché anche questo è importante. Questo è solo l'inizio di ciò che potrebbe essere possibile con l'unione di VR, AR e IA. Un futuro in cui la realtà e i virtuali si fondono in un'unica esperienza immersiva, arricchita da un assistente di intelligenza artificiale che vi accompagna e vi supporta. Siamo entusiasti di esplorare queste possibilità con voi nei prossimi video. In questa rubrica vi mostreremo le ultime novità e le tendenze più interessanti nel campo della realtà virtuale, della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale e il loro connubio. Vi spiegheremo come funzionano queste tecnologie, come si possono usare e quali sono i vantaggi e le sfide che comportano. Vi racconteremo anche delle storie e delle esperienze che potete vivere nel metaverso e vi daremo dei consigli e dei trucchi per sfruttare al meglio le vostre visioni. Ma ora, prima di salutarvi, in attesa del prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare anche sulla campanella per poter essere avvisati del caricamento di nuovi video. Vi faccio un grande saluto e vi auguro un buon viaggio nel futuro. Ciao ciao!